Allora, Lambrene detto, rispondo a questo. Sei contento? Adesso ti rispondo. Sei felice che ti rispondo? Avrai ottenuto quello che tu volevi? Perché io generalmente non rispondo mai agli haters, ok? Sto prendendo un colirio, ragazzi, perché mamma mia, mi è venuta una congiuntivite. Ogni tanto mi capita, non è la prima volta. Era qualche anno che non mi veniva, però diciamo che questo colirio che ho preso dovrebbe farmelo passare in 4-5 giorni. Cortisonico, antibiotico. Allora, non è, diciamo, allora, quando tu comunque sei esposto sui social, è normale che ti arriva una valanga, normale, purtroppo non dovrebbe essere normale, però è normale che ti arriva questa valangata di qui, di là, che tutti mi criticano, tutti di qui, tutti che poi addirittura usano il mio nome. Io chissà come mai non parlo mai di nessuno, non lo so. Cioè, io in generale faccio il mio video, faccio il mio, mi avete mai sentito, diciamo, nell'ultimo mese, due, tre, parlare di quello, quell'altro, di qua? Io faccio sempre il mio, faccio sempre il mio. E vedo che c'è questo qui che mi punzecchia, mi punzecchia, mi punzecchia, ogni tanto punzecchia. E diffama. E così come ce ne sono tanti, adesso io non ho voglia, una volta mi divertivo anche a conservare tutta la serie di più belli, quelli più belli, proprio quelli più cattivi li tenevo di quello che mi scrivevano, pagine contro, robe, parlavano. Allora, adesso gli rispondo, eh. Allora, io vedo che questa persona, come altre, che poi io sono bravo perché non blocco mai nessuno praticamente. Cioè, se non vedete qualcosa non è perché lo faccio io, è perché va un automaticamente in spam perché alcune parole non piacciono e quindi vengono comunque bloccate. Che si punzecchia a scrivere, a criticare, ha sempre qualcosa da dire, ha sempre qualcosa da dire. Vabbè, perché non li fai tu i servizi in giro? Non lo so perché non ti esponi più. Però io dico, tu come altri, perché non, cioè perché la gente non si fa una vita? Perché io ho notato che le persone che dietro, perché poi c'è sempre questo sentimento purtroppo dell'invidia, di vedere, perché cioè quando poi uno fa la sua vita, il suo tram tram regolare, diciamo casa, lavoro, casa, lavoro, cioè questo stile di vita, diciamo. Appena vedono, allora tu vai bene perché poi sei amico di queste persone nel momento in cui tu fai come loro, ma appena vai fuori dagli schemi, o perché c'è una vita differente, o perché c'è una bella ragazza, o perché c'è una bella macchina, o perché non fai questo tipo di vita, basta, basta, apriti cielo, cioè questo modo di criticare, sempre avere dietro da criticare. Cioè, non è solo del mondo dei social, ma proprio in personale. Guardate nella vostra situazione, per esempio, personale. Se fate una vita un po' fuori dagli schemi, avete una valangata di persone che vi criticano, qui, ma là, ma su, ma giù, ma su, ma giù, da là. Cioè, fondamentalmente, queste persone sono persone che comunque sono insoddisfatte della propria vita, perché anche queste persone che vengono a nominarmi a me, a fare a me, a tirarmi in ballo a me, a fare, è perché la loro vita non è soddisfacente, perché ragazzi, se tu hai una vita soddisfacente, a parte Grigo, quelli che veramente sono a un certo livello non perdono neanche tempo, addirittura molti non hanno, cioè la maggior parte non hanno neanche social. Ma se tu critichi uno, cioè, ma fatti la tua vita, cioè, ma non hai niente da fare. No, invece sono lì, vanno lì nella loro stanzetta, pipipi, 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 oppure devono parlare, parlare, malignare, fare, cioè, creare, staranno lì a discutere. Cioè, fate la vostra vita, perché ragazzi, io personalmente
non parlo di voi, cioè non parlo di voi. Quindi io l'unica cosa che ti consiglio, amico mio, cerca interiormente di fare, cioè fatti un esame di coscienza, non lo so, vatti a fare una vacanza, trovati una fidanzata, non lo so. Cioè, e quindi questa situazione qui, fondamentalmente, cioè, io vedo che molta gente che non è in pace con se stesso sfoga le proprie paturnie nei confronti degli altri. In questo caso io, che poi magari adesso sono io, poi magari finito io, finisce, fra un annetto, due, magari passa un altro. Però ragazzi, il problema non sono io, il problema sono tu che sei comunque insoddisfatto della vita che fai. Poi io sono una persona sempre buona, solare, altruista e non covo proprio, cioè la cosa buona, che poi non è neanche buona, sì, io direi buona, che fondamentalmente io sono comunque una brava persona, non sono rancoroso, robo. Quindi auguro a questa persona, come tutte quelle persone che arrivano, che criticano, che fanno, che devono sparlare dietro, vi auguro tutto il bene possibile. Cosa devo fare? Cioè, io non ho quello che avete dentro voi, tutto questo si chiama, guarda, non so neanche come poterlo definire, un vocabolo che questa gente ha, ripeto, dovuto delle vite piatte, monotone, squallide, insulse, piatte, cioè appena vedono qualcuno che fa qualcosa di differente subito sono invidiosi. Allora, purtroppo questa gente ha dentro questa cosa, questa difficoltà anche a magari relazionarsi con gli altri, grosse problematiche. Quindi per cui auguro a queste persone veramente di trovare una pace interiore e non sfogarsi sugli altri, anche se la vedo purtroppo difficile, perché questo sentimento purtroppo tricolore di invidia, cattiveria, sparlare, zizzagnare, purtroppo ce l'hai dentro, però ripeto, dovuto proprio delle vite così. Niente. Quindi, amico mio, tu come altri, amico mio, io ti auguro tutto il bene possibile, però il problema non sono io, il problema sei te stesso dentro, sei tu, non è la